Buongiorno amici del mio viaggio a New York, oggi mi trovo a Midtown sulla 55esima strada della Sixth Avenue. Sono qui perché qua c'è una delle sculture più importanti di Manhattan. Si tratta della famosa icona Love di Robert Indiana. In realtà questa, prima che come scultura, è nata soprattutto come stampa. Venne stampata questa immagine su una cartolina natalizia del MoMA nel 64, poi anche su un francobollo nel 73. Infine ne sono state fatte una successione. La figura più importante è questa qui, che si trova, vedete, nel caos. Sta anche passando adesso una chiassosissima ambulanza, e qua vengono tanti a farsi la foto perché davvero rappresenta, guardate qua, ecco qui, rappresenta insieme al toro di Wall Street probabilmente una delle attrazioni principali. Adesso andiamo a vedere un'altra scultura di Robert Indiana che si trova a pochi passi da qui, però il messaggio non è quello di amore, è un altro messaggio. A tra poco. Se la scultura Love di Robert Indiana è così famosa, c'è un'altra scultura che è arrivata circa un annetto fa qui a New York e ha riscosso grande successo, soprattutto all'inizio, e ovviamente è pronta a diventare anche questa un'icona di Midtown. Stiamo camminando e adesso ve la mostro. Ovviamente lo stile è sempre lo stesso, è la firma inconfondibile di Robert, però quello che cambia questa volta è il messaggio, ed è un messaggio di speranza, hope. Eccola qui, la potete vedere. Ci troviamo sulla 53esima e la 7esima di fronte allo Sheraton, e qui c'è questa bellissima scultura. Qui, come potete vedere giù, non so se si vede, c'è la firma di Robert Indiana. Questo per dirvi che se venite a vedere la scultura Love e vi fate la foto, magari fate anche due passi, ci vuole veramente poco, in 5 minuti, e completate l'album fotografico anche con questa bellissima foto di questa bellissima scultura Hope. Io dal mio viaggio a New York vi saluto, e se vi piace il canale sottoscrivetevi. Ciao ciao!